City Report. Ed ecco alcuni altri depositi che noi troviamo in vista di rifiuti. Alcuni giù, come avete visto, ci sono anche i sacchetti. Purtroppo non ci sono i sacchetti dappertutto e gli incivili sono tantissimi. Ai tempi qui c'era addirittura un problema di spaccio, perché entravano sotto e venivano a comprare la droga perché c'erano gli spacciatori. Adesso questo problema non c'è più, sono direttamente nelle vie, il servizio è più comodo e purtroppo va avanti così. Ma proseguiamo per questa via, che è quella sul lato ovest della stazione, vedendo Gaia Aulenti, ed è quella che dovrebbero usare appunto i passeggeri per entrare e uscire dalla stazione di Garibaldi. Andiamo. Qui siamo sempre sul lato ovest della stazione di Garibaldi, come vedete qualche negozio è stato aperto, molti sono ancora chiusi e conciati abbastanza malino, guardate i fili elettrici neon rotti. Ma adesso saliamo di qui, vi facciamo vedere l'altra parte di quello che è il porcile di questa zona. Seguiamo, allora vediamo un po' cosa troviamo in mezzo a sto bosco. Minchia ragazzi, che fogne! Guarda qua, questo è proprio il VC della stazione. Ti sei perso il pappagallino! Ecco, questo è il VC della stazione all'aperto, dato che non ci sono. Non entrare perché è pieno di cacca, Paolo. Paolo, è pieno di cacca per terra. Questo è proprio servizio pubblico. Sì. Questi sono i famosi lucernari, quelli che potete vedere, che danno la luce al piano di sotto. Ecco, guardate qui, tutti i resti delle notti fredde dei clochard, più la pattumiera che viene gettata anche dagli avventori normali, perché attenzione, non è che sono solo loro. Ancora. Ma guardate qua, e noi ci facciamo una domanda, siccome mi pare che noi qui, vabbè, a parte i farmaci per terra, cos'è? Paracetamolo, no, una roba strana, non si capisce. Vabbè, a parte questo, noi ci domandiamo ogni tanto, ma l'AMSA queste cose non le vede? Cioè, questa è comunque una stazione, è una pertinenza della stazione, guardate qua. Ah, ricordo, questa qui è stazione di Regione Lombardia, perché questa è ferrovie, certo, eccetera. Forse è il caso di pensare meno agli incentivi per quelli che vogliono scorazzare con le Tesla e cominciare a rendere più civile la vita delle persone e anche gli spazi che le persone usano, perché questa è una porcheria. Ma adesso usciamo, intanto potete vedere la stazione anche da qui, e vi facciamo vedere un'altra cosina che rispetto a quello che vi abbiamo fatto vedere ora, la vita delle persone eccetera, è molto meno, tra virgolette, importante per un altro segno di degrado. Bisognerebbe pensare anche di portarsi un gin tonic in giro quando si va in giro con sto caldo, però. Ok. Adesso riusciamo da qui. Beh, Hermes, non lo so se tu c'eri mai stato qui in mezzo. No, qua è la prima volta che vengo qua sulla aiuola, diciamo. E non mi pensavi di trovare tutto sto schifo? Assolutamente no. Perché dalla strada non si vede, quindi uno finché non si addentra non... Sì, no, è vero, però le macchine passano a 3 metri, Certo. Guarda qua. Sì, sì.
Cioè, se questa è la maniera di tenere il verde, dovremmo chiedere a un nostro amico che si chiama Max P. Guarda qui. Sì, ogni anfratto è usato come discarica. Ecco, per farvi vedere bene dove siamo, c'è qui una bella mappa. Noi siamo qui, c'è un punto giallo. Guardate, come diciamo sempre, questo è l'ingresso della stazione Garibaldi, l'uscita del metro e del passante di Porta Garibaldi. E a fianco ai motorini, tra cui molti motorini, lasciamo perdere che provenienza abbiano, ci sono pure i famosi carrelli del degrado, quelli che vi segnaliamo da anni come segno appunto di presenza di occupazioni, degrado, schifezze varie. Ce li abbiamo di là. Ma non è l'unica cosa che vi vogliamo far vedere, non che non ve ne abbiamo già fatte vedere, ma ve ne abbiamo fatte da vedere. Abbiamo anche i banchetti abusivi, guardate lì, abbiamo i banchetti di quelli abusivi che vendono di fronte all'ingresso, perché è così che si fa, tavolino, oggettino e via vendere. E finiamo il tour qua facendovi vedere invece la linea di confine tra la Milano, tra virgolette, derelitta da non vedere e la Milano da vetrina. Le torri Unicredit, la piazza Gaio Aulenti. Ma cosa ci indica questa delimitazione, a parte il appunto la tendopoli, le schifezze, i rifiuti? Quello è Corso Como, da quella parte. Quindi vie dove le case costano fior fior di soldi. Certo. Ecco, vi faccio vedere un altro dei segnali che secondo me indica in maniera inequivocabile, e chiudiamo anche lì, la separazione, il muro di divisione tra i due quartieri, quello ricco, quello povero, quello abbandonato, è quello tenuto su tutte le copertine, su internet, sui social, su tutti i giornali più importanti. Quello che stavamo dicendo prima, appunto il muro che divide la zona del degrado dalla zona per bene, ecco un muro che speriamo che stiano ricostruendo o stanno semplicemente smantellando. Procedendo qua troviamo questa barricata che sta in piedi ormai per miracolo, sta in piedi giusto perché tira il vento. Là notiamo il bosco verticale, che una delle strutture più famose di Milano, ormai che si può trovare su cartoline, giornali, anche in diversi film. C'è incredibile, guardate, ci sono addirittura le creme drussardi buttate insieme ai cocci, insieme al resto dei mattoni. E questo è il muro della vergogna che divide la zona ricca dalla zona povera, che adesso è per lo più usato per attaccarci i cartelli pubblicitari, i manifesti. Ok, quindi questo sembra un ingresso alternativo per entrare in stazione. Ok, porcheria ovunque anche qua. E procediamo. Non c'è un manifesto che sia uno, guardate che roba, al di là della schifezza di questo muro di Berlino qui piazzato tra la zona VIP e la zona poveri e disperati, ma guardate che schifo, anche tutti questi manifesti mai rimossi, pezzi di mattoni, granito buttati lì così. E transenne, queste sono le transenne, cioè vi rendete conto che roba? Guardate qui, ci hanno proprio sfondato, qualcuno che è uscito largo, infatti guardate c'è anche il filo d'alluminio che qua,
proprio l'alluminio, eh. Infatti dentro si vede la stazione. Incredibile, con le transenne. Altri manifesti. E questo è il retro. Ok, qua finisce il muro di cinta e sembra che finisca anche la porcheria, a quanto pare. E in faccia troviamo appunto Piazza Gaio Ulenti e tutte le sue magnifiche nuove costruzioni. Ok, ecco qua dalle immagini di Paolo, ecco una bellissima immagine dal basso del Palazzo Unicredit. Ok, qua stiamo per entrare nel sottopassaggio, dove vediamo che anche qua è successo... Ah no, qua è stato smantellato, immagino che lo stiano ripristinando. Incredibile. Qua c'è la lana di vetro esposta. E a quanto pare stanno sistemando, qua ci sono i nastri della polizia locale. E da qui in avanti sembra che la situazione sia molto migliore, ecco, rispetto a quello che abbiamo visto prima. Ricongiungiamoci col resto del gruppo. Ci stiamo ricongiungendo col Paolo Rusconi e con l'Hermes. E qui siamo dalla parte di Corso Como, quindi la parte migliore dove c'è il Palazzo AXA. Guardate com'è conciato il marciapiede, mattonelle spaccate. Questo è un altro dei biglietti da visite. E in sfondo ci abbiamo il Bosco Verticale, uno dei palazzi più cari, se non il più caro di Milano. Va bene, dai. Allora, Hermes, salutiamo i nostri amici direttamente da qua, insieme al nostro Paolo Rusconi alla macchina, e fammi un piccolo riassunto della giornata di oggi che abbiamo passato assieme. Diciamo che abbiamo visto due facce della stessa medaglia, no? Due mondi paralleli, completamente agli antipodi, ecco, una delle zone più degradate di questa città a stretto contatto con la zona più costosa e più elegante di Milano. Ecco, ti faccio un'altra domanda, dato che comunque poi ci chiedono sempre, no? Dicono, ma Tullio Trapasso sappiamo già cosa ne pensa, te lo chiedo a te, tu cosa faresti in questa zona dopo aver visto insomma le situazioni di disagio, il manto stradale conciato in questa maniera, i marciapiedi, la gente che dorme per strada, quale sarebbe il primo intervento che ti verrebbe in mente? Così, da persona che ci frequenta da poco e quindi ancora non ha visto tutto quanto, ma ne ha vista già tante. Sì. Beh, allora un intervento di riqualificazione, come è stato fatto, diciamo, con tutto quello che hanno speso per riqualificare la zona alle nostre spalle, andrebbe fatto anche al di qua del ponte. Ecco, la zona alle nostre spalle, sì, si sta intendendo la zona del Bosco Verticale, esatto. Quelle vie che erano ai tempi abbandonate o comunque avevano ancora delle presenze di palazzi degli anni 30, officine, eccetera. Va bene, per oggi quindi da qui è tutto, vi salutiamo da Milano, Corso Como, Stazione Garibaldi, è tutto, alla prossima City Report, seguiteci. City Report.